Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi sono andata a realizzare questo trucco insieme a voi utilizzando prodotti completamente nuovi, prodotti che non avevo mai provato, quindi che ho provato insieme a voi per la prima volta. Devo dire che il risultato finale mi piace molto, quindi non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio al video. Ovviamente sono già andata a mettere la crema su tutto il viso e come primo prodotto vado ad applicare il correttore. Ultimamente ho preso l'abitudine di andare ad applicare prima il correttore e poi il fondotinta, mentre invece diversi mesi fa applicavo prima il fondotinta e poi il correttore. E non so perché, ma adesso mi trovo meglio ad applicare prima il correttore, che ovviamente vado a mettere sulle occhiaie e sulle parti arrossate del viso. Non vi ho detto però che cosa ho utilizzato. Questo è il correttore Sublime di Puro Bio nella colorazione 02, che vado a stendere con la mini beauty blender, con la mini spugnetta sempre di Puro Bio. Alla fine sono passata ad utilizzare le dita per sfumare il correttore perché non so, ma questa spugnetta mi dà l'impressione di non stendere per bene il correttore. Comunque, se sentite piangere, è Gioia che è qui con me, che vuole giocare, ma oggi c'è un tempo bruttissimo, quindi mi sta piovendo praticamente da tutto il giorno e mi sa che oggi la passeggiata salta perché davvero piove troppo e non ha ancora smesso e non mi sembra il caso di portarla fuori. Vado a mettere ancora un po' di correttore sulla palpebra per andare a uniformarla per bene. Questo correttore è un correttore illuminante che devo dire non mi dispiace, ma lo preferisco steso con le dita. Ovviamente poi passo al fondotinta ed utilizzo sempre il fondotinta di Puro Bio della stessa linea del correttore, quindi il fondotinta Sublime e anche questo nella colorazione 02. E anche questo lo vado a stendere con la spugnetta di Puro Bio, quella ovviamente più grande, quindi indicata per il viso. Mentre invece, come avete visto prima, preferisco utilizzare le spugnette più piccoline, cosa che poi in questo caso in realtà non è stata perché sono passata alle dita, ma solitamente sugli occhi, cioè per il correttore, vado ad utilizzare i beauty blender, quelle mini, quelle piccoline, perché riescono ad arrivare nei punti un pochettino più complicati, quelli un po' più piccini. Tra l'altro questo è un fondotinta che sto utilizzando oggi per la prima volta, perché in realtà è un prodotto che è uscito da un po' di tempo, però avevo tanti fondotinta aperti e ancora questo non avevo avuto modo di provarlo. Devo dire che non mi dispiace e anche la spugnetta mi piace come stende il prodotto, a differenza invece di quella piccolina che non mi ha convinta, ma forse non mi ha convinta insieme al correttore. Dovrò provare ad utilizzarla con un altro correttore. Devo dire che mi piace molto l'effetto che dà sul viso. Ovviamente vado a fissare il tutto con una cipria in polvere libera e ho necessità di fissare il fondotinta perché altrimenti non mi dura tutta la giornata, specialmente nella zona T, e vado ad utilizzare questa cipria di MAC, la cipria realizzata in collaborazione con Patrick Star. È una cipria in polvere libera che adoro davvero, ragazze, mi piace un sacco, ce n'è un'infinità, infatti nonostante io ne usi davvero parecchia, praticamente ce l'ho ancora, è da tantissimi mesi che la sto utilizzando eppure non termina mai. È fantastica, mi piace proprio perché va a fissare per bene tutto il trucco che mi dura appunto poi tutta la giornata. Prima di continuare con il resto del viso passo alle sopracciglia perché non mi piace proprio vedermele così e vado ad utilizzare due matite, in realtà sono uguali però di due colorazioni differenti, sono di Benefit. Utilizzo la colorazione numero 5 che tra l'altro mi sta finendo, è praticamente finita anche nella parte più esterna delle mie sopracciglia, quindi la parte che voglio che sia leggermente più scura. Sì, devo dire che è praticamente finita, mi basta giusto per completare le sopracciglia oggi e poi finisce nel cestino perché non c'è praticamente più prodotto, ma devo dire che l'ho stra usata perché come vedete è super pratica. La mina non è grandissima però in realtà non è neanche troppo sottile, quindi nel giro di 30 secondi davvero riesco ad andare a riempirle per bene. Io ho proprio la necessità di riempirle perché mi piacciono le sopracciglia belle definite, quindi utilizzo sempre la matita sulle sopracciglia. Vado a riprendere lo stesso prodotto ma stavolta nella colorazione 3, quindi due toni più chiaro, e vado ad applicare la matita nella parte iniziale dell'occhio. Io utilizzo praticamente sempre i prodotti di Benefit per le sopracciglia, secondo me sono i migliori, mi piacciono davvero un sacco, ce ne sono di diverse tipologie, questa probabilmente è la mia preferita proprio perché è super veloce da utilizzare. Ok, fatto questo, prima di andare a fare un po' di contouring, scaldare l'incarnato, blush, illuminante e quant'altro, passo agli occhi e vado ad utilizzare come prima cosa, come base,
un primer di Smashbox, il primer 24 ore photo finish. È un primer che mi piace un sacco perché fa durare davvero gli ombretti tutto il giorno e in più li rende anche più pigmentati, cioè la resa degli ombretti, se applico prima questo primer, è ancora più performante. E quindi quando lo metto, se me ne ricordo, perché in realtà non sempre vado a mettere il primer sugli occhi, noto che gli ombretti sono molto più pigmentati, la resa degli ombretti è molto più bella, quindi dovrei usarlo in realtà sempre, ma me ne dimentico. Ne approfitto un attimo intanto che si asciuga per bene il primer per raccontarvi una cosa che sicuramente se mi seguite su Instagram saprete già. Se invece non mi seguite vi lascio il mio nickname qua e venite subito a seguirmi, perché su Instagram in realtà sono anche molto più attiva rispetto a YouTube. Ormai su YouTube sto purtroppo pubblicando soltanto un video a settimana, mentre su Instagram non pubblico foto tutti i giorni perché non sempre ho una foto da andare a condividere con voi, però è arrivata gioia. Però sicuramente è un social molto più immediato e quindi venite a seguirmi anche lì perché, ripeto, sono molto più attiva. Mentre vi racconto un po' questa cosa, ho preso la palette, questa è la palette di Pixi, la palette Natural Beauty, quella con i colori un po' più freddi che vi ho fatto vedere tra l'altro in uno dei miei ultimi video. Vado a prendere questo marroncino matte che applico su tutta la palpebra. Comunque, qual è la grande novità? Faccio parte di un bellissimo progetto che si chiama DM Beauty. Vi lascio il profilo Instagram di DM Beauty e il canale YouTube collegato direttamente qua sotto nell'info box. DM Beauty fa parte di Donna Moderna. Sicuramente tutte voi conoscete il sito Donna Moderna, il magazine, e qualche mese fa sono stata contattata, sì, si parla ormai di inizio anno, e mi hanno insomma proposto di far parte del loro team di influencer, perché in realtà non ci sono soltanto io all'interno di questo progetto, ma ovviamente ci sono anche altri influencer. Nel frattempo sono andata a prendere il pennello da sfumatura e si è interrotta la videocamera, quindi non ricordo dove ero rimasta. Sto andando appunto a sfumare l'ombretto. Comunque dicevo, non so quando uscirà questo video, quindi non so se nel momento in cui io pubblicherò questo video saranno stati annunciati tutti gli influencer che fanno parte di questo team. Al momento siamo in 4. Comunque, ripeto, vi lascio i loro profili qua sotto, così potete andare a seguirmi anche lì, seguire anche le altre ragazze e un altro ragazzo, perché al momento ho scoperto che c'è anche un ragazzo che fa parte del team. Comunque ogni settimana ci saranno nuovi contenuti da parte un po' di tutti gli influencer, sia sulla pagina Instagram che sul canale YouTube, quindi spero che mi seguiate con tanto affetto. Io sono davvero super orgogliosa di far parte di questo progetto, sono davvero contentissima e non vedevo l'ora di poter parlarvene. C'è qui Gioia, guardatela, che continua a piangere perché vuole andare a fare una passeggiata. Tra l'altro, ragazzi, dovete sapere che sono circa le 3 e ancora non abbiamo pranzato, vero piccola? Sicuramente ha fame anche lei. Le sue crocchettine sono nella ciotola, ma finché non mangio io non mangio nemmeno lei. Dai che finisco di truccarmi, 10 minuti. Grazie. Vado a prendere l'altra palette di Pixi, questa con i toni decisamente più caldi, e vado a prendere questo marroncino shimmer, questo bronzo davvero molto bello, e lo applico nella parte iniziale dell'occhio. Vediamo se ci sta, perché poi io non è che sia super super brava a truccarmi. Vediamo un po' quel che ne esce. Fatto questo, vado a prendere un po' del colore più chiaro bianco, un po' di questo dorato, e lo metto nella parte interna dell'occhio per dare un po' di luminosità proprio qui all'inizio. Ok, direi che così può anche bastare, quindi passo all'eyeliner ed utilizzo il roller liner di Benefit che mi piace un sacco. Adesso passo al mascara ed utilizzo il nuovo mascara di Puro Bio, il Double Dream, che nel video ho chiamato Double Cream, non so perché ho letto totalmente sbagliato, questo si chiama Double Dream. Comunque, a parte questo, lo provo oggi con voi per la prima volta perché sono curiosissima. Ho tantissimi mascara aperti, però sono curiosa di provare questo, quindi vediamo un po'. Questo è il risultato del mascara applicato sulle ciglia superiori e un po' anche sulle ciglia inferiori. Devo dire che non mi dispiace, però l'effetto non è proprio quello, non è proprio un effetto wow da ciglia super voluminose, super incurvate. Preferisco, diciamo, altri mascara. Non è male, però preferisco altri mascara. Comunque lo vado ad applicare anche sull'altro occhio. Nel frattempo non si vede, ma c'è qui Gioia seduta sulle mie gambe, ha voluto venire in braccio. Un'altra cosa che sono solita fare è prendere un po' di correttore, utilizzo in questo caso il correttore Boing di Benefit, si tratta di un correttore idratante che vado a mettere appena appena sotto l'occhio per illuminare, per idratare
e per andare a correggere per bene tutte le varie magari sbavature dell'ombretto e quant'altro che possono essere avvenute. E poi con la spugnetta vado a stendere il prodotto molto velocemente in questo modo. Adesso torno alla base viso e quindi vado ad utilizzare questa nuova palette di Benefit, la Cheek Leaders, dove all'interno ci sono appunto i prodotti per il... vediamo se riesco a ferirla, ok? I prodotti per il viso. Ci sono due bronzer, il classico Hoola che amo e Dallas che non ho mai provato, quindi oggi provo Dallas. Poi vado ad utilizzare l'illuminante Tycol e il blush California. Tornando al discorso... di questo progetto, voi cosa ne pensate? Seguite già la pagina, lo sapevate, l'avete scoperto attraverso questo video? Fatemi sapere qua sotto e mi raccomando seguitemi ragazze, perché davvero sto realizzando diversi video per loro che non potrò condividere sul mio canale, e quindi se siete curiose di vedere insomma quello che ho da raccontarvi, i consigli che ho da darvi, vi aspetto sul loro profilo, perché appunto non potrò, sono esclusivi per loro e quindi non potrò caricarli sul mio canale. Io tratterò principalmente video di beauty e di skincare, mentre ci sono altre persone che tratteranno video di makeup, e davvero non vedo l'ora di scoprire quali sono tutti gli influencer che fanno parte di questo progetto. Comunque questo bronzer Dallas di Benefit è qualcosa di wow, mi piace un sacco, si sfuma benissimo, lo adoro davvero. Adesso passiamo al blush, quindi proviamo il blush California, che sembra avere un colore bellissimo, e anche questo non l'ho mai provato. Comunque stavo notando adesso che questa palette ha un profumo fantastico. Comunque devo dire che anche questo blush mi piace molto. Adesso passo all'ultimo prodotto, che è l'illuminante, e vado ad utilizzare l'illuminante Tycol, che è questo oro rosa fantastico. Guardate che meraviglia. Ne prendo un pochettino e lo metto anche sotto l'arcata sopraccigliare, e anche questo illuminante devo dire che è fotonico. Questa palette mi piace tantissimo, ve la consiglio. Ok, come ultimo step mi manca un prodotto per labbra, e ho preparato due prodotti, un rossetto liquido di Pixi e un rossetto di Puro Bio, un rossetto rosso, ma mi sa che con questo trucco ci sta meglio questo prodotto di Pixi, ok? Nella colorazione matte beige, che è un classico nude, e vado ad applicarlo sulle labbra. Ok ragazze, questo è il risultato finale con il rossetto applicato. Devo dire che alla fine il risultato finale mi piace molto, sono contenta del trucco che è uscito, e sono stata anche soddisfatta di tutti i prodotti che ho utilizzato, perché la maggior parte dei prodotti che ho usato oggi in questo video, se non praticamente quasi tutti, li ho provati oggi per la prima volta, a parte due cosine, ma tutto il resto era praticamente nuovo anche per me. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che mi seguiate anche su DM Beauty, perché davvero ci terrei tantissimo ad avervi anche lì. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così pollicino in su di supporto, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video. Adesso scendo, mangiamo qualcosina, poi se è smesso di piovere porto Gioietta a fare un giretto, perché se lo merita, comunque di solito è abituata a uscire tutti i giorni, e vi mando un grandissimo bacio, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!